Buon pomeriggio, siamo qui con l'artista, poeta, maestro Gabriel Mandel, a cui dedichiamo questa nostra intervista, a cui abbiamo avuto la fortuna di poterlo ricevere e soprattutto conoscere. Ecco, la prima domanda che pongo al maestro è questa: spiritualità e non violenza nella vita quotidiana, in un momento di forte conflittualità, di forte paura delle persone normali, come si può preparare come ci si può preparare alla spiritualità? Da un lato, come risposta più diretta direi, imparando, perché ogni essere umano è esattamente ciò che ha imparato ad essere. Noi siamo nati senza saper camminare, senza saper parlare, senza saper scrivere. Ce l'hanno insegnato. In realtà ognuno è ciò che ha imparato ad essere. Se non ci insegnano il buon comportamento, l'amore per il prossimo, noi non avremo né buon comportamento né amore per il prossimo. E purtroppo oggi è necessario per alcuni prevaricatori dividere, il vecchio detto romano divide et impera, dividere, mettere uno in antitesi con l'altro per poter prevaricare. E quindi l'antitesi, l'odio, è insegnato a larghe mani per il beneficio economico di pochi. Che significato ha la crisi economica, ambientale, finanziaria che stiamo vivendo a livello spirituale? Il nostro motto di noi Sufi è questo: nel mondo ma non del mondo, nulla possedendo e da nulla essendo posseduti. È chiaro che chi vuole troppo alla fine della fiera nulla stringe, per cui accontentiamoci di essere, ma cerchiamo di essere. Allora non avremo bisogno di depredare il nostro prossimo, così facendo depredando noi stessi, soprattutto di un bene assai necessario, l'acqua, e domani di un bene ancor più necessario, l'ossigeno. Non ci rendiamo conto che stiamo andando verso una catastrofe, non per altro, ma perché fra 30 anni non avremo più ossigeno e fra 20 anni un quarto della popolazione mondiale peregrinerà in cerca di acqua e quindi invaderà anche l'Europa per forza. Che messaggio, quale suggerimento vuole dare per le nuove generazioni, visto che in questo forum la partecipazione dei giovani è la più attiva? Anzitutto una cosa assoluta: sperate. Non perdete la speranza, non poi seguite quei facinorosi che vogliono la vostra rovina proponendovi la vostra ricchezza. Sperate, studiate, imparate, ma soprattutto diventate voi stessi per poter giudicare in prima persona, scegliere in prima persona e non lasciarvi, diciamo, infinocchiare da altri che vogliono rapire la vostra essenza per il loro tornaconto contro voi stessi. Per terminare, in questo mondo in cui l'informazione, come sappiamo, è un po' pilotata, il cittadino come può riuscire a discernere, quindi a avvicinarsi alla verità? Il Corano, lancio il miglior Corano, cioè la miglior traduzione in italiano del Corano, posta sotto l'alto patronato dell'UNESCO, è la mia, quindi leggetemi direttamente e leggete il Corano secondo la mia traduzione e voi saprete che cosa mi ha chiesto, non lo sono dimenticato. Gli ho chiesto, in questo momento in cui l'informazione è pilotata, come è possibile discernere la verità? Me lo ricordavo, ma faccio anch'io un pochino di scena, ecco. Ebbene, il Corano ha un secondo nome. Corano vuol dire la recitazione, si chiama anche Al-Furqan, la distinzione, saper distinguere, imparare a distinguere, saper discernere, imparare a discernere. E allora, anzitutto, usare termini giusti, termini precisi, perché l'uso errato del linguaggio ci porta alla disfunzione psichica. Sapendo discernere, sapendo distinguere e imparando a discernere, imparando a distinguere, noi realizzeremo noi stessi, e l'uomo realizzato è solido come una roccia, o meglio ancora, è una spada,
la spada di colui che colpisce nella moschea sacra, ossia è dritto, temprato e tagliente, la moschea sacra essendo il nostro cuore, poiché Dio dice nei cieli e nella terra mi contengono, ma mi contiene il cuore del mio fedele. La moschea sacra è il nostro cuore nel quale dobbiamo tagliare i rami secchi, distinguere il bene dal male e tagliare il male, distinguere il buon comportamento e il cattivo comportamento e tagliare il cattivo comportamento. Questo è tutto. La ringrazio molto, maestro, sia per le sue parole e soprattutto per l'energia che emana. Grazie.